Ciao a tutti. Ciao a tutti, buongiorno. Oggi buongiorno. È... Guardi, vogliamo solo dirle che la piscina, anche se non la aprono, ma che vengano a pulire. Perché è una cosa che fa schifo dall'estate, capito? E abbiamo questa rotonda di verde, abbiamo a volte l'erba fino al ginocchio, per piacere. Poi non vedete che roba. Guardate le piante, fate vedere anche i salici. Faccio una panoramica. Guarda, là quel palo segnaletico è sempre lì. Quando è crollata la pianta 2 anni fa è sempre che lì, è andato tutto di sopra su, ho già segnalato piazzetta, sia... Ma potete parlare con il sindaco voi? Ah, guardate il salice, guardate i salici, con la terra, tocca la terra, vanno anche sulla strada. Sistemare un po', da vedere, da tenere. È vero o no? Mi hanno schifo. Ah no, tutti lo dicono. Guarda che roba che c'è lì. Guarda che roba. Che sì, c'è una selva. Sì, ma poi bisogna vedere, poi avrà preso bene la piscina lei. Io non dico se poi l'avessero aperta. Ci sono tutte le settimane lì. Sa cosa le dico, se l'avessero aperta, ma sono stata un pochettino, non è da fare tutto una cosa. Il via vai che c'era lavoro per tutti lì dentro. L'anno scorso, per metterlo a posto, 39.000 euro ho speso, 39.000? 39. E poi l'ha lasciato andare E poi dopo l'ha lasciato andare. Comunque, noi vorremmo che questa piazzetta qui, dove ci sediamo qui, fosse un pochino più pulita, un po' più igienica, da venire a sederci qui, ma stare bene. Sono già venuti a aggiustare bene le rose. Poi abbiamo da bagnare lì, ma non c'è rotto. Lì è l'ama che dovrebbe venire. Ma forse non ci saranno anche i soldi. Io lo dico, non so. I soldi purtroppo se mancano, perché anche in città si cerca di risparmiare acqua tutto il piano. Va bene, che ti risparmi pure. Buongiorno signore. Ti ricordi le signore? Sì, me lo ricordo. Erano nella passeggiata Sisti. Sì, adesso andiamo di qua perché veniamo qua a prendere un po' di fresco e vengono anche i bambini qui. E niente. Però c'è una lattina lì dietro, un pezzo di... Ma c'è la sporcizia, come vedete. Guarda la lattina, anche quei blocchi qui. Sì, che uno può farsi. C'era una panchina lì, che hanno tolto. La panchina, ma uno correndo tolto i neri, i sandali si apre piedi in due. E poi le dico una cosa, che erano due cementate, di acqua, io e lei le abbiamo tolte. L'hanno sradicata e l'hanno messa la così. Vedi, adesso, Gianni, io prendo la lattina e la butto via. Non è... Anche poi, quella carta dei guardi. No, allora vado a prendere le pinze in macchina e faccio un po' di pulizia. Sì, ma non... Una vergogna, buttano tutto per terra, buttano tutto in terra. Ma lì sono che loro sono abituati, che hanno il deserto, prendono e buttano. Guardi che abbiamo proprio le... Che lei se ne sono andati un po', qui non ne vengono, ma prima non potevamo più venire noi. Ma lo sa che nel 61? Di nero, tutte le panchine. Sì. Questa nel 61 era una zona residenziale, adesso non è più niente. Ha proprio lasciato andare giù di tutto e tutto. Un peccato. Perché poi questa piscina, ma sapete che bello che era, sembrava di essere al mare noi qua. Perché c'era movimento, questa è una zona morta. Ma cosa vuol dire? Non si fa vedere nessuno, non puliscono, non tengono in ordine. Ma non dov'è? C'è niente. In una città che c'è uno spazio così diverso. Però vedi, abbiamo avuto anche tanti extracomunitari che erano gli sporcaccioni che buttavano. Bisognerebbe avere un sacchettino per non andare avanti indietro. Sì, io non lo sarò. Una pizza così, no, ce l'ho, ma adesso lo facciamo. Ma no, mettami quello così perché intanto poi devono venire a far tutto. Ma lì è pieno di profilatici, vanno a scopare lì. Lo so, lo sappiamo. Mamma mia. E vanno anche a trovarti. Un giorno io vengo qui, ho trovato, c'era un profilatico lì, lungo così, giallo. Ma era quello di neve. Mamma mia, che schifo.
Ma trombano in piedi allora, evidentemente. Prima 40 centimetri. C'erano anche i materassi qui. Adesso non ce ne sono più, ma prima c'erano i materassi. Sì. Ma scusate, ma qualche esposto ai vigili? E voi abitanti no, della abbiamo zona? Abbiamo telefonato in comune, abbiamo telefonato alla vigile, alla polizia. Ma abbiamo chiamato tutti. Sì, guarda, il proverbio dice non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Dunque, abbiamo detto tutto. Abbiamo fatto qualunque esposto, abbiamo telefonato a tutti, però... Guarda qua, guarda. Vedi intanto che faccio pulizia? Sì, ma cos'è, le ore? Devono farlo questo lavoro. Ma lo spazzino non vengono più a scopare niente. Ma come mai? Non lo so. Venire con un cesto, lo fa così, delibera tutto il giardino. Sì, che magari sono tutti ai giardini della stazione. Perché questa è una zona abbandonata da Dio e dagli uomini. Che le dica. Non bisogna cominciare a non pagare le tasse, tassa rimozione dei rifiuti. Non la pago, perché? Per questo, portatemi pure in tribunale. Ma ci sono che lo fanno, vanno in tribunale qua. Perché io ti pago un servizio. Ma se non ho il servizio, che cos'è? Che cosa ti pago a fare? Appunto. Che me lo faccio io perché pago me stesso. No, peccato perché è una bella piazzetta questa. Sì, da, sì. Da venire a riposare noi donne un poco di una certa età. Anche quel luogo lì. Ma cosa c'è lì sotto? Ma vanno a trombare, sono le puttane sul viale lì, vanno in piedi. Contro la pianta conigli. Come conigli 20 30 cosa sono negre sono il nigeriano e abbiamo noi nel palazzo va bene ok va bene noi... io quando vi vedo che mi fermo va bene tanto so che avete sempre da dire qualcosa questa cagnolina come si chiama Milly. Che bello, una creatura. Lei viene volentieri qui, adesso l'ho messa sopra perché non posso mettere sì, no. Devo fare sempre. Attenzione che se trova il cane nero. Ma fate qualcosa, dite a qualcuno voi. Ma continuiamo a pubblicare, lui fa il giornalista, continua. No, giornalista sull'internet. Giornali digitali, ho capito, non capito. Di carta. Ho capito. Giornali digitali. Vado a firmare e poi andiamo. Niente. Adesso vi faccio vedere un posto abbandonato da tutti quanti, specialmente da Amagambiente. Non so io che cosa ci vuole mandare a pulire. Guardate qua, tra i rovi, le carte, i profilattici, vedete? Guardate qua. Self-Godeur si chiama. Qui trovano in piedi attaccati a questo muro qua, a questa pianta. Metterci un po' di colla e il giorno dopo che ci ritroviamo tutti appiccicati qua. Qualche volta lo faccio, metto un po' di colla. Va bene, vado a salutare le signore. Anche
gravi. Lei è la signora? Nome? Pavese. Il nome? Marisa. Lei? Grazie a voi, eh? Grazie a voi. Anche. Grazie. No, speriamo che potete fare qualcosa. Grazie mille. È la stessa cosa che aveva detto quando eravamo sulla passeggiata. La passeggiata l'hanno fatta venire un po' più bella adesso. Non è. Sa chi è? Sono anche le signore che hanno i cani. Io ho mal di schiena e tutto, ma me la raccolgo. Signore, ci sono delle signore che lasciano anche fermate a piede lì. La signora sotto la mia finestra della cucina. Che una volta l'ho vista, e no signorina, adesso ritorno indietro per pulire. Ma non me ne ero accorta. Com'è se ne era accorta? Ti sei fermata per farla fare? Anche qui riportano, ma qui che ci siamo noi raccolgono. Va bene. Perché noi li chiamiamo, quasi portano i cani. Ah, io ho mal di schiena. Anna, hai da dire qualcosa di questa zona? Ecco qui un'altra signora. Non può dire più niente, scorre la testa. Buongiorno signora. Ha qualcosa da dire su questa zona? Nel buono o nel cattivo? Come vuole? Come vuole? Guardi, qui era un po' più pulito. Lì c'era una pianta di betulla che veniva giù, non hanno trovato meglio potando, hanno potato in quella così, non c'è più ora. A parte quello, Anna, che le la piscina. Due anni fa è caduta una pianta, è stato il tronco per quasi un anno. E poi della piscina anche. Basta che la pulisca. La piscina mi interessa. No, ma intanto, se volete andare in piscina, andate a Borgorato, no? Che perché ormai Alessandria si trova in provincia di Borgorato. Lo so, io voglio solo dirle che voglio che sia un po' pulita. Anche se è chiusa, ma almeno che sia pulita. Perché vorrebbero venderla. Se la puliscono, dopo riescono a venderla. Però se non la vendono perché è tutto in questo stato qui, tirano giù con la ruspa e fanno palazzi. Ma è un degrado quella cosa lì. E vada a firmare là, che è da firmare. Da firmare. In quel punto là dove c'è il professor Manzini, due anni fa è caduta una sì, come questa una che pianta. C'è qua. Vedo poi che questa pianta portava da una ripulita. Sono tre anni che è venuta giù quella pianta. Adesso lo dobbiamo intitolare ai maestri del far niente, perché qua giusto. Maestri del far niente e del degrado. Possiamo fare una targa? Sì, quella è una targa della titolazione di questo giorno. La può prendere, io la può prendere. Sì, maestri del lavoro. Ci possiamo cambiare il nome, del fancazzismo, mettere un cartello. Non lo so, del non far niente. Andiamo. Ok. Buongiorno, signore, arrivederci. Buongiorno, grazie, arrivederci. Buongiorno. Le cose. Mi ha fatto piacere che siate venuti, davvero. Ok, salve, arrivederci.